Io invito adesso la dottoressa, un altro premio da consegnare, un altro riconoscimento che va alla dottoressa Maria Teresa Manes, che dovrebbe arrivare anche lei in palcoscenico. Una serata quindi che si occupa di spettacolo, di danza, di musica, però anche di sociale. Eccola, buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Allora, dottoressa, lei è dirigente medico presso la cardiologia, azienda ospedaliera di Cosenza. Ci vuole parlare a che punto è la cardiologia qui a Cosenza? Sì, allora sicuramente la Cosenza offre, è la più grande provincia della Calabria e offre nella sanità alcuni punti di eccellenza. Io non sono portavoce di un gruppo che si dedica in maniera seria e professionale alla cura delle cardiopatie in tutte le fasce d'età. E se pensiamo che l'infarto è la prima causa di mortalità, capiamo bene l'importanza che ha questa branca proprio nel servizio e nella gestione della salute pubblica. Ora, la cardiologia di Cosenza ha un servizio di emodinamica attivo 24 ore su 24, questo sta a significare che se un paziente viene colpito da un infarto ha immediatamente la possibilità di essere trattato nel miglior modo possibile in Cosenza, così come in qualsiasi altra parte anche delle eccellenze del Nord Italia. Bene, il vostro è un lavoro straordinario perché tra l'altro si parlava anche, non so a che punto è la cardiochirurgia a Cosenza. Poi è sorto questo reparto o ancora no? Ancora questo reparto non è sorto perché queste sono decisioni politiche. Noi Cosenza soffre di questa mancanza e noi ci auguriamo che presto possiamo avere anche questa branca chirurgica nel nostro reparto, considerando appunto che questo eviterebbe migrazioni sanitarie che poi creano una spesa nell'ambito del budget del comune stesso e della regione Calabria. Dottoressa Manes, un'ultimissima battuta. La cardiologia è un argomento molto importante, è il caso di dire ci sta a cuore a tutti. Per una buona prevenzione cosa bisogna fare? Per una buona prevenzione è fare una dieta sana, evitare il fumo, ma soprattutto per un messaggio che mi sento di dare stasera è quello di essere attenti ai problemi, ai primi sintomi di un problema importante come può essere l'infarto, che è il dolore toracico. Quindi se un cittadino avverte un dolore toracico deve allertare immediatamente il 118 o recarsi in pronto soccorso per avere delle cure adeguate. Guardi, noi la ringraziamo per il lavoro che voi in modo quotidiano portate avanti. Allora c'è un attestato di affetto, di riconoscimento per il lavoro svolto alla dottoressa Maria Teresa Manes, lo facciamo vedere anche a favore di telecamera per chi ci segue da casa. Allora rileggiamolo: riconoscimento al dirigente medico dottoressa Maria Teresa Manes per il prezioso e delicato lavoro svolto quotidianamente con grande passione e professionalità. A lei. Grazie, grazie a tutti, grazie a Pino De Munno soprattutto. Allora, questo è un altro souvenir, un ricordo di questa serata che è stato gentilmente offerto dalla Coccarda. Grazie dottoressa. Grazie ancora. Arrivederci. Buonasera. Auguri, grazie.